try not to slide. Steering wheel slip, the three hands grip tight. Wings coming down, can't see the night. Urban jungle, concrete and glass. Can't escape the rhythm that pulses through my glass. Raindrops tap on metal, they play a beat. On this midnight drive, I can't skip a beat. Driving under the rain, hear the sound of thunder, trying to break free. Lost in this wonderland. Driving under the rain, feelings overflowing. Can't hold back anymore, gotta keep it moving. Raindrops race down car windows, stormy weather, my mind's in overdrive. Reflections dance on the road ahead. Through red lights, I tread with dread. The rhythm of raindrops sets the pace. Like a symphony echoing through space. A thousand secrets whispered to me tonight. In the stormy cityscape, under streetlights. Stand driving under the rain. Hear the sound of thunder, trying to break free. Lost in this wonderland. Driving under the rain. Feelings overflowing. Can't hold back anymore. Gotta keep it moving. Through the glass, I see her. A distant silhouette. Rain-soaked memories and regrets we've shed. Yet running deep, but still going strong. The city's rhythm keeps us from drifting along, along. Underneath the city skyline glow, on wet roads I take control of this unknown. Tempted by fate, chasing dreams so far, but the rhythm of rain on my car takes me wherever we are. Driving under. Jupiter's a king with a massive size, 5 times bigger than Earth, it's no surprise. Made mostly of hydrogen and helium, the largest planet in our solar system. Giant storms rage on its surface, rotating like a child's circus, with winds reaching speeds up to 400 miles per hour. Uela ragazzi, buonasera a voi raga, ben arrivati in live, buon mercoledì raga, ben arrivati ragazzi. Buonasera ragazzi, come state? Sistemo un attimo il microfono così, diciamo, mi dà meno fastidio questo cavetto, se Dio vuole. Allora, dunque, buonasera Thomas, Giuseppe, Andrea, Giovanni, Frame, Cosimo, Top Gun, Leon, Frenzy. Buonasera Amy, Giovanni, Christian, Diego, Momotta, Bellix, Anto, buonasera Anto. Bentornati su... come si chiama? Eurotrack. Mannaggia, la mia memoria arriva proprio a 2 secondi, poi dimentico tutto. Dove ci troviamo? Dove mi trovo? Aspetta, dove caspita mi trovo? Buonasera Roberto, buonasera Asia, siamo a Zurigo. Va bene. Ormai vabbè che avevo già esplorato praticamente tutto. C'ho tutti i DLC, Julix, c'ho tutto, di fatto ho esplorato tutta la mappa, ho esplorato tutto. Hanno rilasciato il camion elettrico. Caspita. Vabbè, non me ne sono dimenticato, Frenzy, ci credi? Completamente. Quindi dovrei averlo pure io.
Oh, buonasera Moreno, va bene Moreno, va benissimo, quindi ce l'ho pure io, me la sono completamente dimenticato del DLC, non ci ho pensato proprio, mi è passato di mente, completamente. Cos'è, Renault? Aspetta, dove sta? Me, no, René. Buonasera youtuberino, buonasera, io completamente me ne sono dimenticato. Buonasera Magic, dove si va oggi? A funghi, no? Aspetta, siamo sicuri che è uscito il nuovo. Era Renault? Che cos'era, raga, quell'elettrico? Non mi ricordo. Oh, magazzini! Difatti mi stavo chiedendo, caspita, magazzini mi ha abbandonato. Buonasera, magazzini. Però stavo pensando, magazzini mi ha abbandonato, non c'è più. Buonasera, Paolo, Nicolas, Giovanni, Fede. Quali sono le regole della chat? Le classiche regole, educazione. Basta essere educati e basta quello. Buonasera, Yuri. Basta l'educazione e tutto lì, non ci sono altri problemi. E dunque, insomma, oh, è uscito sto camion, ma non mi è stato a dire qual è però. Cava fa? Che fa? Qual è sto camion? Non lo so. Mi sa che lo devi modificare. Renault, ma quale? A me pare che sono i soliti questi. O no, non so. Ma solo uno. Ma quanti? Offerte in stock? Che stocco? Momento, momento, ma cos'è sta roba? Ma scusate un attimo, ma che è sta roba? Ma tu, solo sti tre ci stanno nella Renault? Non è possibile. Un momento, la Renault così vuota è. Ma scusa, manca. Dove stanno i mezzi della Renault? Andiamo lì a vedere sti mezzi, va. Buonasera Andrea, ma che è sta roba? Ma che significa offerte in stock? Mo è cambiato, mo in base a quello che trovo. Un attimo, raga, che non riesco a leggervi tutti. Un momento, mi sono perso. Niccolò, buonasera. Buona dove oggi? Sì, certo. Allora, ti piacciono i giochi di strategia? Dipende, sì. Grey Fox, buonasera, buonasera Paolo. Allora, i sistemi idraulici su camion elettrici futuri come saranno? E io che ne so, FrameTube come saranno? Che faccio? Che creo, camion io? Nick, mi è piaciuto oggi Supermarket. Simulator, oggi ne... Metti un freezer. Sì, ce l'ho. Il problema è che manca roba da metterci dentro nel freezer. Buonasera Francesco. Buonasera Marco Suzuki. Angelo, buonasera. Allora, che io sappia, devi vedere se lo becchi nel concessionario. Sì, vabbè, mo così l'hanno fatto. Se lo becco. Era meglio prima. Mo che mi devo mettere a girare tutti i concessionari dalla Francia. Da Muni, andiamo. Mo mi devo girare tutti i concessionari dalla Francia per trovare sto camion io. Abbassate, siamo. Offerte, io non so manco come si chiama, ma non lo trovo, non lo trovo. Non lo trovo, non so, non ci capisco niente. E non lo so, Marco, ma io sinceramente non ho visto nessun aggiornamento. È cambiato molto, ma mica è meglio, non ci sto a capire niente. Ok, youtuberino, e niente, mi dà sempre sti tre, mi dà solo sti tre. Offerte in stock, configura la mia flotta, ma che vuol dire? Boh, ragazzi, capisco un cavolo io, eh. Quando entri nel concessionario dovresti trovare un camion coperto, è quello. Come se vado nel concessionario e trovo un camion coperto? Un attimo, Asia, un attimo. Già sto impazzendo qua. Allora, buonasera, Alfonso, io non ci sto a capire niente. Mi dispiace, raga. Niente, hanno cambiato il gioco, non ci capisco niente. Camion usati, non penso che lo. Novità, novità camion, novità, forse novità, non lo so. Novità, Renault, cos'è sta roba? Aggiornamenti, novità, aggiornamenti camion, no, non mi interessa. Si chiama Renault Tech, il problema è che non lo trovo. Podrak ha fatto vedere sul suo canale il Renault, Renault Electric, trova il concessionario a Lione, ma non è in vendita. E che come. Io non. Non lo so, l'hanno cambiato così tanto sto gioco che non riesco più a capire come si comprano i mezzi. Lione. Allora, visita del concessionario. Ma allora, Renault, non c'è. Non c'è. Permuta, personalizza, vedi tutto. È tutto, solo sti tre mi dà, ma porca di quella. Sto cercando il nuovo camion, quello che hanno messo, però sinceramente non li trovo. Manco tu hai capito, belli, manco io. Manco io. Non lo so, l'hanno. Non lo so, l'hanno. Boh, non ci capisco più niente.
Non lo so, l'hanno cambiato il gioco, era diverso prima, non lo so. Niente, con calma, piano piano. Lo so, ma non voglio stare tutta la live a guardare il menu del gioco. Non l'hanno ancora messo il suo aggiornamento 1.50. Allora non è uscito, Mirko, siccome mi hanno detto che era uscito. Allora non è uscito. Però comunque il gioco l'hanno cambiato, perché adesso quando vado a cercare un camion non si capisce più niente. Vabbè, niente, ok, giochiamo e basta, va. Boh, pare che non c'è Coca-Cola. Ah, sarà che c'ho la mod forse. Buonasera Mirel, buonasera. Allora, vediamo un po'. Avevo messo lo shaders, diciamo. Si vede a malapena la differenza. Nicchie, mia mamma ti saluta. Ciao Cristian, ciao mamma di Cristian. Tutto bene Cristian, tutto ok, dai. Allora, vediamo di trovare... Troviamo un lavoro, va. Lavoro autonomo e ce ne andiamo, non lo so, torniamo in Italia? Torniamo giù in Italy? E mi sa che non ce l'ho, niente, non ce n'è. Però ce n'è uno che va verso... No, c'è in realtà, no, c'è più o meno. C'è un pezzo d'Italia e si va a Nizza. Stasera che ho mangiato, guarda, incredibilmente era petto di pollo. Non lo vedevo da un tantissimo tempo, guarda, non vedevo... Ma sto scherzando. Andiamo. Lo vedo troppo spesso sto pollo. Tu c'hai il filtro anisotropico, io c'ho tutto attivo, tutto al massimo in teoria. Il multi non lo sto giocando per ora, ma chi lo sa, magari, forse, vedremo. Buonasera, Jumpy, ben arrivato. Sarebbe bello se passavi per lo Stelvio. E io in base a quello che trovo come lavoro, capito? Notte Paolo, ciao Angelo, ciao Barbara. Gogeta, buonasera, mi saluta tuo fratello di 4 anni che mi segue da quando ha 2-3 anni. Ammazza, com'è? Ma io ma veramente, a 2-3 anni già così grandi so, già che guardano su YouTube e seguono, ammazza, oh, ma che? Ma non ti stacchi di mangiare sempre pollo, questo passa il convento, si dice. Vai a Rimini, intanto sto andando, sto scendendo un pochettino. Gli piaceva farmi. A destra. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Sì, Fede, il calcio non mi interessa a me. Buonasera, voltare Francesco. Ben arrivato, Francesco. Allora, Nick, è tutto il giorno che ti penso. Addirittura, Cristian, ecco perché mi fischiavano le orecchie. Eri tu. Scherzo. Allora, Nick è la nuova generazione. Mia figlia ad un anno usa il tablet su YouTube tutta da sola. Ammazza, io a un anno non so cosa facevo. Tutto bene, Giuseppe. Ciao, Gabbit. Elon Musk con tutti... Io sono Elon Musk? No, Elon Musk è miliardario, io sono milionario, quindi no, non ci arrivo ancora. Prepararsi a voltare a destra. No, beh, in realtà... ieri non era pollo, Difatti, no, l'altro ieri. L'altro ieri non era pollo, difatti gli stavo a dire a mia madre: porca miseria, oggi che non vado in live non mi fai il pollo, così cioè, almeno potevo dire no, stasera non ho mangiato pollo. E invece il lunedì non mi ha fatto il pollo. Ma... Buonasera Ale. Nick, ho visto oggi quella carta bianca. Come che la carta bianca? Non ho capito bene. Nick, hai sentito Asuviana? Ah, sì, la idroelettrico, sì, certo che ho sentito. Porto Fortnite, non mi piace. Ciao Riccardo, buonasera. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra e poi voltare certo, a destra. Certo, ciao Francesco. Buonasera Francesco. Ciao Claudio. Ti dovrei mettere più vicino, beh, in teoria. Ok, vai. Com'è oggi da me il tempo? Nuvoloso, oggi nuvoloso, non tanto buono. Però comunque c'è caldo. Voltare a destra. Comunque c'è caldo, ecco, nuvoloso ma caldo. Sani e salvi. Ciao Mirko, ben arrivato. Ti saluta e emozionato addirittura. Allora, succo d'arachidi. No, non è succo d'arachidi, vero? C'era scritto succo d'arachidi.
Ah, burro d'arachidi. Stava di macchina che si beve il succo d'arachidi. Buh. Ah, ho capito, Giovanni, da te oggi un po' di più. Ma ho sentito che il tempo dovrebbe peggiorare in questi giorni. Vabbè, comunque non è che ancora siamo in estate, quindi. Bella Mirko, Nick, oggi ho venduto un peluche. Ah, un peluche di Fortnite hai venduto, addirittura. Ah, ok, Asia, vabbè, Asia, con tutte quelle bottiglie che ho comprato oggi sul supermarket, è normale che qualcosa mi ha confuso, no? Sto caspita di filo mi ha rotto e banane mi ha rotto. Come lo sistemo sto filo? Io non lo so, come lo metto? Metto così, lo metto colà. Sto filo maledetto. Allora. Ah. Niente, mi dà fastidio il filo così. Gradi, ah, da me pure fa caldo, però nuvoloso è. A che genere aggiungi il sugo, Andrea? Non ho capito cosa hai detto. Cioè, cosa? Che sugo? Che? Ti stai a rivedere la Stappenbeck? Ale, era bella, vero? Allora, siamo pronti, possiamo partire. Duvenbeck. Dove? Non lo so, dove. Si è perso. Dove? Boh. A dove? A destra, manca. Nicche, supermarket si possono acquistare 10 pezzi per volta. Difatti ho notato che alcune cose pensavo di averle comprate e non ce le avevo. Oh, mi fa piacere, Christian. Buonasera anche a te, Francesco. Tutto ok. Allora, da me c'è vento forte, a Como c'è vento. Prepararsi a voltare a sinistra. E vabbè, raga, ormai dai, siamo in primavera, tra poco arriva l'estate, le vacanze. Voltare a sinistra e poi tenersi a destra. Buonasera Gianluca, domenica devi andare in mini moto e se piove ti arrabbi. Non lo so domenica che tempo fa. Buonasera Vosimo. Allora, oggi su Farming hai comprato il John Deere cingolato e le pecore. Buono, Thomas. A destra e poi voltare a destra. Ah, ok, magazzini. Voltare a destra. Come ti sembra l'Ascan Road? Bel gioco. Quasi volevo portare quello oggi. Ma lo facciamo comunque in questi giorni, Alaska. Ah, buono, Christian. Ciao, Ricky. Che modo usi su ETS? Ho solo lo Shaders che a malapena si vede. Tu giochi la mappa? No, non la gioco quella. Frame, mai provata. No Man's Land, mai provata. Quella no. Ciao Cecchino, non spararmi, grazie, ciao. Buonasera Gio Farmer, la Stappenbeck non c'è su Farming 22. Mi pare di... credo di no. Comunque non l'hanno mai fatta... cioè, no, comunque quella famosa era del Farming 17. Era quella bella era lì. Allora, Nick c'è Ra, anche aranciata frizzante. Va bene, sì, vabbè, ma non importa, alla fine quello che conta è il prodotto, che ce l'ho o non ce l'ho, poi... cioè, che sia Coca-Cola turca, araba, cinese, che me frega, basta che la vendo, insomma, me ne frega niente a me. Allora, per me ho tutti questi prodotti, una seccatura... sì, magazzini... oh, però ci stanno le mod, eh. Ci sta veramente tanta roba interessante come mod. Ho mangiato petto di pollo, Francesco. Ma tutto bene, Vosimo. Gianluca, che ti sei perso? Che ti devi perdere, Gianluca? Niente, il viaggio è cominciato, è tutto tranquillo. Si viaggia. Si chiacchiera. Ci si schianta, speriamo di no. È più avanzato di grafica Euro Truck. Sì, Euro Truck è più avanzato. Anche se è vecchio, ma è sempre aggiornato. Notte, Enrico. Si è mangiato le crocchette. Tenersi a sinistra e poi continuare dritto. Sì, la No Man's Land è grande, lo so. Grazie, Asia. Andare dritto. Dritto, sì, ok. Dove vado? A Nizza. Vabbè, magazzini, però dovevo provarle le mod, che è da un po' di tempo che mi dicono Nick, ci stanno le mod su supermarket e volevo un po' dare un'occhiata.
No, Goku, non ho, mi sa, la versione 1.50. Cioè, a meno che non l'hanno solo messa come beta. Perché non ho scaricato nessuna beta. Un mouse da gaming, Ale? Non lo so, guarda, io uso il Logitech G502, mi trovo bene. Che forse che mo' è uscito anche il modello più nuovo. No, Battle Royale non mi piacciono. Andare dritto. Saluta tutti con la mano. Ciao tutti con la mano. No, ciao tutti. Sì, con la mano. Allora, alla tua età con i LOL recitavo tutto Farmville su Facebook. Io non ho mai giocato Farmville e mai giocato su Facebook. Buonasera Ayrton. Non mi piacciono i giochini quelli banali così, insomma. Questi, diciamo, fatti a passatempo così. Tenersi a sinistra e poi continuare dritto. Me devo proprio buttare a sinistra? Pare di sì. Andare dritto. Ciao Vincenzo, ciao Giacomo. Ah, già o Vince a Luca. Tutte e due. Devo fare cosa, Joe? Devo stare in cassa per fare scontrini. Quello Joe Farmer dipende dal livello. Quanto costa la stampante 3D? Boosel 200, mi pare. Tenersi a sinistra e poi continuare. Grande Giovanni, tu Ayrton hai la foto. Che? Andare dritto. No, no, è la Hofberg, ma non ci può essere, Andrea, su console. Per tre motivi: pesa 2 giga, c'ha la birra e c'ha il macellaio. Sono tutti i motivi per non fare apparire una mappa bella come quella su console, purtroppo. Non lo so, Nicola, ci stanno un po' tante usanze che a quanto pare mi state insegnando, perché io non ne so niente. Not Paolo, grande Nick, se non porti project mi faccio esplodere. No, Danny, oddio, ciccio bello, questa macchina... Quando porti Pizza Simulator non mi piace. Ciao Domenico. Lo so, Project Zomboid, c'ho sempre quella voglia di farlo, ma poi mi blocco. Mi blocco perché, non lo so, magari non so se... Cioè, perché dovrei impazzire un attimino a sistemare le mod, perché a me piaceva moddato e dovrei stare lì un po' a sistemarle da capo, cioè... Non lo so. No, le moto è una... Ecco, le moto è una mod. Quella è una mod che ho messo io. Le moto è una mod. Effettivamente non so perché non hanno mai messo le moto di base. Forse perché non vogliono un GTA che poi la gente mette sotto le moto. Non lo so, Joe Farmer, sai? Ti devo operare a piede, Christian. Domani fai live, certo. Uscire. Venerdì adesso. Anche. Uscire, esco! Quando porto Farming, per ora solo a video, non lo so, non mi prende molto la Italian Rice, è carina però... Boh, mi scoccia a fare sempre le stesse cose. Voltare a destra. Ah, questo viaggio quanti chilometri è? Ancora 600 e passa. No, Trax MP non lo avvio da 2 anni. Da quando hanno messo il multiplayer di base. Grazie Domenico! Certamente Asia. Nick, buonasera. Ciao Mauro, ben arrivato. La 3060 regge SnowRunner? Penso di sì. In che senso, Nick, giornata tipo? Cioè, non ho, che cosa dovrei risponderti, giornata tipo?
la mia giornata tipo è lavoro, fare video, non lo so. Conosci? Non lo conosco, Vincenzo. Io sono sponsor Giants, sono partner Giants, quello sì. Non lo so questo frame. Ciao Nicola. Come trascorro la giornata? E appunto, come stava a dire, principalmente insomma si lavora, quindi principalmente penso a fare i video, penso a fare le miniature, penso a caricare i video, penso a fare il titolo del video, penso a cosa portare in live, se ho tempo libero palestra, passeggiata, voltare a sinistra, mannaggia, me ne sono dimenticato. Ciao Giacomo, ciao Diego. Pasmofobia, Cristian, video, da solo non mi piace pasmofobia. Milka, oh, ci abbiamo la vacca. La vacca quella che fa il cioccolato. Ti seguo a ruota. No, io volevo andare a sinistra. Che programma ti consiglio per fare le copertine di intelligenza artificiale? Ma io ne uso solo uno, non ne conosco altri, quindi io uso Stable Diffusion. Da quando fai palestra? Da ottobre, vabbè, più o meno, non è che però, cioè, ci vado per passatempo più che altro, non è che alla fine è tanto più un passatempo che no, non ho un obiettivo, sto abbastanza bene, per me è più uno svago che non lo piglio come impegno, non mi interessa diventare muscoloso. Nick, su Farming porti una mappa italiana. L'ho appena finita una, aspetta un attimo, dammi un attimo di tregua e poi vediamo. No, mod per ora sto bene così, Domenico. Domani che porto? Non lo so. Saluta la vacca! Se erano vacche vere a quest'ora dovevi vedere come correvano. Se erano vere quelle vacche a quest'ora dallo spavento dovevano fare di quelle corse. Buonasera Marco! Dobbiamo fare carburante? Per ora va bene. Ma vuoi cambiare CPU? Sì, perché purtroppo la mia fa fatica alle volte, più che altro mi dà fastidio i micro lag. Ogni tanto c'è i micro scatti e penso che quella dovrebbe risolvermi questo problema. Oggi hai mal di gola, Cristian, ho capito, pure io per quel motivo. Quanto so alto? 1,60 m, raga. La natura si è sforzata fino a lì. Oh, la mia canzone preferita. C'ho una 4080. Ma che è successo qua? Ma? Da quando il gioco blocca una strada intera? Asia, non vede il tuo messaggio. Uh,
Quanti chilometri mancano? Io vorrei capire se si passa più che chilometri che mancano. Ho capito, come si fa a passare qua? Cioè, ho capito, dai, è solo... Cioè, ma che cazzata è questa? Amoni, ma... Io devo passare per forza. Ah, passate lo stesso allora. Ma che stanno combinando? Suona tua sorella. Oh, calevati con sto catorcio, porca zozza, fa passare gente. Ah, ma fanculo, calevati. Da bloccare la strada intera, va. Ciao Davide. Non mettete i paletti in mezzo alla strada. Oddio, si è buggata la macchina. Che fa? Mi segue mo? Mi vuole arrestare? Faceva tipo polizia. Quando ci vuole, ci vuole. Bloccano tutta la strada, bloccano. Cioè, ma è normale bloccare un'intera strada per un camion che a malapena è sbandato? Grazie Nicola, è colpa di Poddi. Sicuro ci ha pensato lui a bloccare il traffico. Nessun autista, che sarei io, è stato maltrattato in questo contesto. Non c'è manco una macchina che viene dall'altro lato, come se hanno bloccato il traffico chissà dove. Hanno bloccato, oddio! Ci è mancato poco, come se ribaltava il burro d'arachidi. Se porto GTA, non so che fare su GTA, non mi piace il roleplay. No, non fa per me il roleplay. Oh! Per un attimo ho pensato che quello era contromano. Ho detto, ma che fa quello? Contromano sta guidando. Per un attimo ho pensato che era un contromano. Certo che lo conosco, Christian. Per un attimo ho pensato, ma quello contromano è. Tu giochi ad Euro Truck Simulator, il primo? Perché dico patologie? Perché proprio le leggo prima di cominciare la live sul libro di medicina. E così le ripeto. Occhio al peso che si accascia il camion. Quale peso? Mica è un trattore, mica ci ho messo il peso davanti. Io di dove sono? Io sono catanese. Giochi mai nella Pro Mod? No, non la gioco. Ciao Cristian, buonasera Claudio. No, la Pro Mod no, non ce l'ho. No, non ti preoccupare della merce, è solo burro d'arachidi. Che me son magnato, petto di pollo. Era petto di pollo. Buonasera, buonasera. Allora, che camion è questo? Sai che non me lo ricordo? È uno Scania qualche cosa. Ma è tutto sporco qui sopra, che è successo? Cos'è, la terra della montagna e l'Etna? No, il volante su Farming lo metto raramente. Oh, ma sai che c'è una curva e non l'ho notata? Oh, quasi. Buonasera, Angelo. Non lo so domani sera che porto, raga. Ma che ne so? Boh. Culina! Culina la maialina. No, mi dissocio. Però faceva rima.
Sto andando a Nizza. Vado a Nizza a portarci la pizza. No, vabbè. Era per far rima pure qua. Alzare il volume della musica. No, vabbè, penso che così può andare. Hai fatto il barbecue? Buono. Sì, Zimu, mi sa di sì. L'anno scorso portavo Eurotrack. Come, scusa? L'anno scorso tu portavi Eurotrack Simulator. Come deve fare sbloccare? Come capire tu cosa dire? Non lo so. Ma qual è la domanda in tutto ciò? Non ho capito niente. Domani sera che porto? Il... E ne saccio domani sera che faccio, raga. Io non so manco che faccio stasera, per dire, cioè, boh. Non lo so, raga, ma io che ne so che faccio domani, raga. Non lo so, non è che mi organizzo. Io non mi organizzo la giornata, veramente. Non organizzo niente, non so proprio che faccio domani. Se Dio vuole domani mi sveglio, come si dice. Nick, quando è rotta la netta nel mio balcone è sempre con la cenere. Il mio dipende da come tira il vento. Non mi piace Frame VRC. Io gioco da un annetto ma sempre in pro mod, non sopporta il traffico che te schianta addosso. Non ho mai giocato alla pro mod. Signor camion giallo! Aia, le orecchie. Domani dovrai. Sì. Nick, come si sta in Sicilia? In Sicilia si sta o in piedi o seduti o in spiaggia. Non lo so. Dipende dal periodo. Avevi una prof siciliana? Anch'io, per forza. Erano quasi tutte siciliane. Sei mai stato in Sardegna? No. Ciao Lucio. Che fa? Famo sto sorpasso. Oh, famo sto sorpasso. Avanti, famo sto sorpasso. Allora, conosci... Purtroppo YouTube è fatto col di dietro di non so quale animale, porca miseria, perché si bugga sempre. Ogni live che faccio YouTube si bugga. No, non è un problema vostro. È un problema di YouTube. Ogni live che faccio si bugga. Cioè, all'improvviso piglia e muore. Mo, tipo, ho dovuto cambiare praticamente... Praticamente per far funzionare la live ho dovuto mettere server di riserva. Cioè, sto streamando in un altro server di YouTube, in quello di riserva, perché quello primario non funziona. Adesso sto a fare la live in quello di riserva. Se smette di funzionare pure quello di riserva, è finita. Sarà la partita, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, non lo so, ma mi ha rotto le balle tutte le sere. Tutte le sere, tutte le dannate sere, sto dannato YouTube se bugga. Oh, giochi in realtà, buonasera, che ti sei perso? Niente, il viaggio è cominciato da un po' e per ora procede bene, a parte che prima ho investito una macchina e me la sono trainata per 500 metri. A parte quello, niente, tutto ok. Ciao Sebastiano, ora va, sì, finché YouTube decide di andare va. Guardalo, dai, mi accodo. Mi accodo, mi ci metto dietro, come si suol dire. Vai, va a passare.
no problem. Quando porti Fanbus non mi piace moltissimo. Oh, bella Magic, buona serata, se ti perdiamo almeno ci siamo già salutati. Ma non mi dovete perdere, mannaggia. Buonasera Sebastiano, sì, ci manca che mi dovete perdere, c'è bisogno. Gianluca, il tuo messaggio, mette la mod italiana mappa completa. No, no, sto bene così, non mi va di modificare le mappe del gioco. Ma non è vero, Zimu, tanto non ce l'ho la patente, cosa mi vuoi ritirare a me? Ah, ho capito, giochi. Mica c'ho la patente io, che cosa mi dovete ritirare? Non ce l'ho la patente del camion io. Questo camion corre. E c'ho pure, e c'ho il carico dietro, penso senza carico come corre. Ma come corre, va? Ma come vanno piano? Oh? Lo sto dannando, oh, camminate, dai, che la notte è giovane! Camminate! Domani pumping? No, non penso. Conosci... No, non lo conosco The Horror Game, l'ho già detto, non lo conosco, non so che cos'è. L'anno scorso portavi autobus, sì, ma mi piacciono poco, non tanto spesso. Gli autobus mi piacciono poco. Se capirai, se la polizia mi fa la multa, giochi te. C'ho 300 milioni, ne posso pagare tante di quelle multe che sinceramente... Nick, ti piaceva On The Road? Carinuccio, però preferisco questo, diciamo. Sì, Giuseppe, la mia fa un po' fatica in 2K. Se togli il limitatore, veramente il limitatore non c'è, difatti. Però, voglio dire, già 150 non è poco, per un camion con tutto il rimorchio. Cioè, già va forte. Non è che fa 200. Buonasera, Luca. Togliere le infrazioni non mi interessa, perché tanto sono ricco. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Buonasera Michael, stasera petto di pollo. Questo non te lo so di Magic, io neanche ci guardo, quindi non lo so se i miei operai lavorano o meno. On the road, sì. A me tipo non piace che il volante lì ce l'ho sempre duro. Ogni volta mi spacco le braccia su quel gioco. Ciao Ale. Sta morendo YouTube di nuovo? No, Amy, per ora va tutto bene. Almeno per fortuna che c'hanno un server di riserva. Se muore pure quello è un problema. Dove vado? A Nizza. Come mi va il gioco in 2K? Qui una ottantina di FPS. Ok, Christian. I motorini! In teoria ancora è un po' lunghetto, no? Quanto mancava? 268 km. Sì, la benzina certo che può finire. Ho fatto il pieno prima, però. Il prossimo carico non lo so qual è, poi vediamo. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. YouTuberino, bentornato. Posso venire a trovarti? A casa mia? Direi di no.
Lo so, Magic, però ho paura di far danni. Ho sempre paura di stravolgere troppo. Io sono catanese, Michael. Madonna, c'ho caldo! Prepararsi a voltare a destra. E ora comincia il caldo, ora Nick si comincerà a lamentare del caldo. Voltare a destra. Dammi un attimo, zia, che ora giro. Buonasera, Giuseppe. Nick deve uscire a breve Pet Shop Simulator. Non lo conosco, ma buona sapersi. Ah, ok, Michael. Allora, penso che io ho una 470 e un Intel i5-1340. Faccio 200 fps. Ma, boh, non lo so. Io purtroppo la situazione è questa. Prepararsi a voltare a destra. Climatizzatore a 1000. Youtuberino, che ti sei perso? Niente, diciamo, prima c'è stato un piccolo incidente voluto nel gioco. Pesantuccio. Ah, ok, Fede. Ma? Ah, però aspetta, aspetta. Ma noi mi pare che... Però se non ricordo male... Se non ricordo male, ci abbiamo... 300 per lo scaling. Quello è massacrante. In teoria mo dovrei fare più FPS. Oddio. Vabbè, va. Devi attivare la sincronizzazione verticale. Sì, tanto la sincronizzazione a me arriva fino a 165. Com'è, meglio così? Ma che mezzo buggato, cacchio, però. Vabbè, figo, magazzini. Ci mancano solo le penne per la scuola, i zainetti, i magazzini, e poi su supermarket non manca niente. Anzi, guarda, se supermarket lo ambientano in America, su supermarket tra un po' vendiamo pure le pistole. Ah, buono, Joe Farmer. Stavo a dire, difatti, Joe Farmer, se quel gioco era ambientato in America, a quest'ora sul supermarket pure le pistole vendiamo. Tenersi a sinistra. Che ho bevuto, Cosimo? Acqua, minerale, tè, soldi non ce n'è, acqua e basta. Anzi, a proposito, l'acqua, porca miseria, ce l'ho là sotto, mannaggia, ma la sono dimenticata. Si trova a 2 metri da me, caspita. C'è un'altra persona che il nome è simile al mio, se devo dire Magic. Sì, c'è Magic Back, sì. Tranquilla, Magic Girl. Hai installato pure tu, Davide, la North Marsh? È una bella mappa, caspita. Sul supermarket puoi comprare un altro magazzino. Mi devo espandere più che un altro magazzino. Da espandere, ci vogliono però $800, mi pare, un po' troppi soldi. Rimetti lo scaling come era prima. No, sto bene così, perché alle volte ho visto che vado pure sotto i 60 fps. Bella Giorgio, buonasera. Ma ho azzeccato il buco? Pare di sì. L'ingresso più che buco. Cosa ti piace di più della Sicilia? Oddio, un po' tutto. Il cibo, il clima. Anche se sta cominciando a fare un po' troppo caldo, stiamo a diventare veramente più deserto che altro. Effettivamente comincia ad essere un po' pesante però il clima. Buonasera Samuele, tutto bene? La Sicilia è tutta bella. Conosci un gioco che si chiama Eye the Horror Game? No, boh, non mi viene in mente niente. Occhi, boh. Come hai fatto a sbloccare gli autobus? L'anno scorso ho sbloccato gli autobus. Ma no, vabbè, sicuramente erano delle mod. In questo gioco, se vedi qualcosa che di base non c'è, una modifica, una mod.
Ti piacciono gli arancini, Christian? Pure a me piacciono. Una volta parecchi anni fa, parliamo del 2008 più o meno, 2009, ho lavorato un pochettino in un locale dove facevano di tutto, arancini, pizzette, kebab facevano pure, mi pare. Facevano un po' di tutto. Alla fine, alla sera, restavano tanti di quegli arancini che mi diceva: te, portateli a casa e mangiateli. Tutte le sere portavo un vassoio di arancini a casa. Eh sì, mi devo ricordare, youtuberino. Fede, ma chi se lo ricorda di un gioco che ho portato 10 anni fa? Oh, buonanotte Cristina! Buonanotte! Kebab Simulator, Christian, ma dopo un po' non mi piace granché. Non mi piace, lo trovo poco gestionale Kebab Simulator. Mi dà fastidio che devo buttare il cibo alla fine, che sono limitato a quei 10 clienti lì, è troppo limitato a quelle 4 cose. Mi saluta pazzo, ok, ricambio Giorgio. Gli autobus, ma non li vendono gli autobus. Mi sta venendo mal di schiena. Ai 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 ai. Io sono stato nella parte nord della Sicilia, è bellissima pure sud Sicilia. A Cremona oggi ha piovuto. Non ne so niente purtroppo. Ai, ma ce l'ho i fari accesi io. Ma neanche si notano. Ah, non c'è proprio differenza. Allora, questo è lo Shaders, ma fa cacare. Si è sballato lo Shaders. Sapete, quello che uso anche su come si chiama? Farming Simulator. Solo che non funziona più. Ah, perché? C'è un botto di roba qua. Perché ti sei buggato? Oh, come si leva sta roba? Niente, non riesco. Oh! Tutto bene, Leonardo! Buonasera! Ma levamo tutta sta roba che è tutto buggato, va. Ma teniamo così. Almeno si vedono un po' meglio le ombre. Nick, youtuber preferito, io. Cos'è lo Shaders? È una mod grafica che, se la usi bene, magari forse migliora la grafica. Se la usi male, peggiora. Così è originale e così è quella mod grafica. Praticamente gli ho dato un po' di nitidezza. Conosci il gioco della metropolitana? Non so qual è. Ah sì, mi pare che ne ho giocato uno qualche tempo fa. Come sto, Leonardo? Tutto bene? Devi tornare su Cooking? No, per carità divina, no, mal di testa. Già mi fa venire in mente i tempi quando effettivamente lavoravi in pizzeria, che era, anche lì era mal di testa. Nizza, sto arrivando! Prepara una pizza, Nizza. City Skyline, no, City Skyline... troppo buggaticcio, non mi piace. Cioè, sì, era carino, però sinceramente hanno fatto un flop. Era molto meglio il primo. Soprattutto il primo con le mod era fantastico. Il secondo... Certamente giochi, tutti i DLC delle mappe tengo, c'ho tutta l'Europa, cioè, almeno quello che hanno rilasciato ce l'ho. Buonanotte a te Gianluca,
Grazie Leonardo. Nick risponde: Cristian, che cosa? Hai ragione, ci ho giocato. Ah, sì, no, l'avevo letto Cristian, però non pensavo che voleva la risposta. Sì, e beh, allora la pensiamo uguale. Ciao Matt Sam, Nick cuoco, mi prepari la margherita. Guarda, non faccio una pizza da tanto di quel tempo. Mi è piaciuto il gioco della metropolitana. Se è quello che penso io, era carino, però tutti i giochi dei treni mi piacciono fino a un certo punto. La seconda? Cos'è la seconda? E chi è la seconda? Come si fa a montare... Ah, come si fa a montare una scheda video? Oddio, Cristian, guardati un video su YouTube, perché a parole non è che capisci. Ciao, Gabriel. Ti conviene che guardi un video su YouTube? Tanto non è complicato. Sì, faccio la live tutti i giorni tranne il lunedì. Sto facendo una consegna, Gabriel. Sto facendo una consegna e dovremmo arrivare a breve. No, farmi che live, raga, però non vi so dire proprio. Non mi prende, già faccio un mucchio di video. Ciao Ivan. Comunque mi dà un fastidio che non possa attivare questo. Sto dannato coso, l'ho pagato 5 euro e non lo posso manco attivare perché si bugga tutto. 5 euro l'ho pagato sto filtro. E alla fine non ci faccio un figo secco. Ho pagato 5 euro sto filtro e manco funziona. Non capisco perché si bugga così. Bah. Anzi, a dire la verità è ancora buggato. Ah, Matt Sam. No, ti stavo a dire, Matt, non lo so, non mi prende molto fare live. Scusa, volevo dire fare il live farming al momento. Lo porto già abbastanza a video. C'è stato un terremoto a Taiwan. Sì, è stato più di una settimana fa, però. Notte Christian, dall'Europa. Tu hai solo il DLC Italia? Ah, ok, giochi. Ho capito. Notte Christian, no, nota te. Oh, buonasera Andrea. Su Supermarket hai messo la mod dove mi si autosistemano le scatole sui scaffali. No, io quella non la voglio mettere perché poi diventa... Cioè, diventa esagerato. Nella vita reale tutto. Le immagini, i scaffali che si sistemano da soli. No. Alla fine ho voluto velocizzare il cassiere perché era troppo lento. E poi il fatto che mi segna i prodotti che avevo già, nella realtà è così. Cioè, penso che un supermercato tiene una lista effettivamente di quello che possiede in magazzino. Payday 2 l'ho visto, ma non mi è piaciuto. E poi quello è più bello giocarlo in multiplayer. Una volta giocavo a Payday 1 con mio cugino, gli amici. Porca miseria, mo si è perso tutto. Mo invecchiando ho perso le persone che conoscevo una volta. Mio cugino ormai lavora. Oggi ho scritto a mio cugino e ho detto: porca miseria, oh, ma da quant'è che non ci si fa una partita insieme? Sì, l'ho visto, giochi, ho visto la diga, sì, purtroppo ho visto. Vieni a visitare Firenze. Nella realtà, dici? Il problema sono i soldi, Serena. Il problema sono quelli. Hai preso 10 in tedesco. Schön. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Va bene. Uscire a destra. L'ho fatto. No, perché mi ha fatto uscire? No, forse... è la stessa strada. Andare dritto.
Bella Giuseppe, tranquillo, ben arrivato. No, non so in Germania, ci stavo 10 anni fa in Germania. Fino a 10 anni fa ci abitavo. Ti è piaciuto Subway Simulator? Non so che caspita è, non mi ricordo. I soldi sono un mega problema, Nicola. Però come si dice, l'importante è che c'è la salute. Ciao Antonio. Oggi ho pagato la luce. Se no poi non c'è luce e non c'è corrente per far funzionare il PC. Builder Simulator, avevo la demo, non era un gioco completo. Sì, Euro Truck. Ah no, ah, dici nel gioco, Gabri. No, nel gioco siamo a Nizza, in Francia. Almeno stiamo arrivando. Cioè, stiamo arrivando a destinazione, già la vedo nella minimappa. E ho mangiato solito petto di pollo. Buonanotte a te, Gabri. Asia, così così. Venire a Firenze costa solo 54 euro. Sì, ok, poi devo anche tornare indietro però, Dovrei. O mi stabilisco a Firenze, non lo so. Antonio, ciao. Ciao Antonio, ben arrivato. Tranquillo Antonio, ben arrivato, ben arrivato. Venirsi a destra e poi uscire a destra. Andare a Firenze ci vuole andata e ritorno. Più ci vuole eventualmente, giustamente, dove andare almeno a dormire una notte. Uscire almeno. E poi, cioè, comunque girare costa e comunque sono dei giorni che non lavoro e sono soldi in meno che entrano. Insomma, comunque costa. Conosci un gioco che si chiama Astroneer? Sì, ma non mi piaceva moltissimo. Ciao Gianluca. Domani c'è l'interrogazione su Umberto Saba. E chi è sto Umberto Saba? Non mi ricordo di nessuno che si chiama così. Notte Andrea. Ciao Walter! Buonasera Antonio! Ma è verde, è giallo? Che cos'è sto semaforo? È giallo e basta! Ah, ok. Pensavo che... Dico, ma sto semaforo è buggato. Se sono mai stato a Ganci... No. Andare dritto. Umberto Saba è uno dei maggiori esponenti del che? Dell'ermetismo? E che cos'è l'ermetismo? Ciao Gianluca, l'unica cosa che mi viene in mente con ermetismo è ermetico, ma non penso che è la stessa cosa. Cos'è il creatore dei barattoli sottovuoto? Che ne so. Porti Scrap Mechanic, non... Ci ho giocato una volta, non mi è piaciuto. Ci ho giocato quando è uscito, non ci ho capito niente. Food Truck Simulator l'ho sentito ma mai provato. Non posso cercare mo cosa vuol dire ermetismo. Ditemelo voi, no? Cioè, voglio dire, non penso che ci vuole un papiro per capire che cos'è. Basteranno due righe, più o meno, per far capire che cos'è l'ermetismo. Ah, è una corrente filosofica. Ecco. Ora c'è il problema che in vita mia non ho mai capito che... Cioè, la filosofia di preciso, cioè, non so di preciso a che... Non a che serve? Buonasera, Francesco. Tra qualche mese ti devi trasferire a Milano perché andrai a guidare i tram su rotaia e stai in ansia. Non deve essere facile. Certo, Ivan. Nicky, da venerdì o sabato porti i supermarket. No, in live per ora non penso. E se no non mi resta niente da fare a video, porca miseria.
Domani hai verifica di musica. Ok, Matt. Prepararsi. Buonanotte, Leon. Buonanotte. Buonanotte, Leon. Buonasera, Brando. Voltare a destra. Buono, Brando. Tu mangi proprio bene. Io mangio sempre petto di pollo. Siamo arrivati a Ok, Lorenzo, ok. L'ermetismo, l'inventore dei barattoli sottovuoti. Te lo scrivi, magazzini. Ma sinceramente è l'unica cosa che mi viene in mente quando si parla di ermetico. Tipo i sottomarini sono ermetici, se no entra l'acqua. Nick, esiste una mappa Mediterranea map? Non lo so, non saprei. Non lo so domani che porto il live, sinceramente. Ah, domani c'è l'open beta di Eurotrack. Proprio domani? Se lo sapevo non lo portavo oggi Eurotrack. Vabbè, però aspetta, se riesco a pigliare sto benedetto mezzo, magari il video, però dipende quando esce. Nick, non lo so domani che porto. Qualche giorno live che non porto. Ah, quello l'ho già letto. Comunque, sì, effettivamente Ivan, non è per niente facile leggere e guidare, guarda. Non è che comunque è semplice leggere e guidare. Madonna. Che poi sto leggendo due chat, Ivan, non una, due chat tengo. Ah, e allora è troppo tardi per farci i video domani, eh. Tu fai l'agraria e fai l'ermetismo pure lì. Aspetta, in agraria a che serve la filosofia? Io non lo so, cioè gli si raccontano le storie alle piante così crescono meglio? Non lo so io. Non lo so, Nico, se è affidabile. Però piuttosto prova a vedere se su YouTube c'è qualcuno che ha più o meno le caratteristiche del tuo PC. Sì, no, ok, che si studia la filosofia in alcune scuole, sì, vabbè, quello lo so. Anche se, però, vabbè, quando andavo a scuola io non ero uno amante di filosofia. Io sono più amante di informatica che di filosofia, scrittura, Ok, mi piace un po' leggere, per carità, Sì, però leggere, insomma, leggere un libro, però non sono proprio uno... Cioè, mi piace più l'informatica. Stacco alle 23. Quanti camion hai nel gioco? Non lo so. Aspetta, mo ti dico. Ne ho 104. Tecnicamente potrei averne pure 1000. È che non c'ho voglia di star lì a comprarli. Oh, siamo appena arrivati a 310 milioni, ragazzi. Siamo appena arrivati perché siamo sopra di 500 euro. 310 milioni appena fatti. No, lavoro dipendente no, lavoro autonomo. Allora, domani hai interrogazione sui storioni. Ok. No, carichi speciali no. Voglio tornare in Italia. Ecco, questo è buono. Si va a Roma. Perfetto. Inizio a Roma. Farina che fa la pizza. È pronto. Possiamo Ma partire. Hai studiato? Io a scuola non andavo tanto bene. Difatti, ragazzi, io ho mollato la scuola a 15 anni. E me ne sono andato in Germania a 15 anni. No, Cristian, qual è il problema? Qual è la domanda? Ah, tu sei del Veneto? Scusa, Cristian. Non è cattiveria, è che ho tante cose da leggere e qualcosa mi sfugge. Buonasera Sabba, è da un po' che non vieni, hai sempre da fare, tranquillo. Allora, ma cosa vanno a fare a scuola? Ah, non lo so, magazzini. La 1.50 dicono, Francesco. Io vivo a Catania, Serena. Cambia camion, no, e così mi perdo il lavoro qua. Mo andiamo a Roma. Allora, vuoi diventare pilota? Era una di quelle cose che tutto sommato piaceva pure a me, però... Però non è una passeggiata, perché per fare il pilota, ecco, no, doveva avere più voglia di studiare, senza ombra di dubbio. Per fare il pilota doveva avere molta più voglia di studiare e di imparare l'inglese bene. E ho scelto... Ahimè, avevo scelto la strada del pizzaiolo. Avevo scelto la strada del pizzaiolo. Che mo direte, Nick, sei stato stupido a scegliere quella strada. Ma il fatto è che a quei tempi le cose erano diverse.
Non era, cioè a quel tempo non era stupido, anzi era proprio intelligente quella scelta. Solo che poi le cose stranamente sono andate diversamente. La 1,50 è quella del nuovo Volvo, ma mi hanno detto, mi pare, il Renault elettrico a me. Buonasera Frank. È ora di andare. Uscire da scuola a 16 anni, boh, non lo so, quando andavo a scuola io era d'obbligo, se non ricordo male, fino alla seconda superiore, no? Poi non lo so, sinceramente, vabbè, ma diciamo che nel mio caso, io neanche lo sapevo, però diciamo che c'avevo un parente al comune che in pratica mi ha salvato dalla segnalazione ai carabinieri che non andavo a scuola. Io non ne sapevo niente, l'ho saputo 10 anni dopo, così casualmente. Difatti mi chiedevo, ma come mai non vado a scuola e non succede mai niente? In che anno sono nato? 87. Voltare a sinistra. Vedremo, Sabba. Che io, vedi, leggo così tanto la chat che poi in multiplayer finisce che mi scanto tutto il tempo. Hanno fatto i magheggi, sì. Allora, farina per Roma. Su Steam si può fare il reso di un gioco. Su Steam puoi fare il reso di un gioco, però entro 2 ore di utilizzo. Non devi giocarci più di 2 ore e devi restituirlo prima, cioè entro 14 giorni. Hai 14 giorni di tempo per restituire un gioco e in più non lo devi giocare più di 2 ore. Poi ci sono dei casi eccezionali dove magari te lo rimborsano lo stesso. Tipo se magari un gioco è... cioè se un gioco si lamentano in tanti che è difettoso. E allora magari i rimborsi li fanno ugualmente. Io pizza, Christian, sushi mai provato in vita mia. Andare dritto. No, in questo gioco non ce ne stanno animali che attraversano la strada. No. Sinistra? Più avanti però. Ma lei è il mio cibo preferito, io amo la pasta. Voltare a tipo sinistra. Lasagne, cannelloni, un po' tutto alla fine. A parte diciamo la pasta quella piccola, tipo quella che si dà ai bambini. Non mi piace la pasta quella piccola, a me piace la pasta che si deve masticare. A voltare a destra. Difatti già solo all'idea che un giorno magari non ci avrò i denti e mi devo accontentare della pasta quella piccola, proprio niente, non mi piace voltare l'idea. A destra. Come faccio ad abbonarmi, Christian? L'abbonamento in genere si paga, a meno che non c'hai l'Amazon Prime. Alla nicchia con un PC portatile e una e un... non lo so, Nico, sinceramente faccio un po' fatica. Perché è un portatile, ci avrà quindi, non lo so, una scheda video quella integrata, 8 giga di RAM è un po' poco. E secondo me Nico ti gira a malapena. Però mi pare Nico, se non ricordo male, c'è la demo di Euro Truck, mi pare che esiste. Quindi in teoria puoi provare. No, io streamer a tempo pieno, io faccio 2 ore di live al giorno, non certo, non faccio 8 ore di live. Quello no. Ah, ok, giochi. Non so, non è che posso essere sicuro e dire sì che va. Ciao Barry, buonasera. Notte, c'è chi no. Ah, ok, magazzini. Sì.
Sì, Ivan, sì, YouTube è il mio impegno a tempo pieno, sì. YouTube in pratica è il mio lavoro. Un portatile Apple se lo voglio. Se me lo regalano, sì, se ci devo dare 1000-2000 euro, no. Le moto è una mod, Ahmed, l'ho messa io, è una mod. Ciao youtuberino, buonasera. Tenersi a Buonasera, destra buonanotte. e poi uscire a destra. No, non ci penso proprio perché devo andare dritto. Che oh! Perché andate piano? Ah! No, Uscire a destra. no, 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 Non importa, troverò un nuovo percorso. no, no, no. Ah, buono, giochi. Tanto sempre qua mi portavo. Sempre qui dovevo tornare, quindi. Allora, non ho capito, Asia. Tu hai fatto greco? Io greco alle superiori. Io alle superiori non ho fatto niente, non ho mai aperto un libro. Io alle superiori non ho mai scritto mezza parola. Walter, io ho un Logitech G29. Io diciamo che ho studiato fino alle scuole medie. Poi la mia idea a quel tempo era di andare in Germania a lavorare in pizzeria, che l'ho fatto, però dovevo farmi quel poco di scuola d'obbligo che rimaneva. Però non mi interessava studiare perché tanto sapevo che dovevo mollare la scuola, quindi non mi interessava farmi. Cioè, quei 2 anni di superiore non me ne fregava niente, li passavo, non li passavo, non me ne fregava niente perché tanto volevo andare in Germania, quindi non facevo niente. Mi hanno bocciato alle superiori e il secondo anno me ne sono andato prima che finiva l'anno. Io già a maggio già stavo. Io a maggio già stavo in Germania e ancora dovevo andare a scuola. La scuola finiva a giugno, io già a maggio, o era aprile, già stavo in Germania a lavorare. No, non fumo, mai. Oh, ciao Franky! Io che lavoro faccio? Lo youtuber! Da 10 anni campo di YouTube! Anche se prima c'era più pubblico! Prima c'era più pubblico e adesso ce n'è di meno, però non so come! Non lo so, per fortuna YouTube paga di più in confronto a una volta. Quindi, anche se c'è meno pubblico, guadagno come prima. Il mio guadagno è rimasto stabile, ma come pubblico ho perso tipo l'80% del pubblico. Praticamente se tornassi ai livelli di qualche anno fa, ora come ora, beh, con un po' di tempo mi comprerei pure una casa. Se tornassi ai livelli di 4-5 anni fa e YouTube continua a pagare così, farei abbastanza soldi a quel punto che magari una casa me la potrei veramente comprare. Ma ora come ora, con quello che guadagno, è giusto per andare avanti. È che oramai, non lo so, è cambiato un po' tutto. Prima c'erano altri gusti, come giochi, mo la gente. Mo vedo che più che altro su YouTube vanno di moda le challenge, cose così. Vanno cose diverse, non tanto il gaming. No, solo mia madre fuma. Christian, purtroppo è. Non tutti diventiamo, diciamo, come dire, famosi. Speriamo, magazzini, che rimane così. No, Twitch è calato, i guadagni di Twitch cioè, in confronto a prima. Più della metà, di meno. Twitch ormai è diventato. Cioè, un altro po', se continua a calare Twitch, tanto vale che rimango solo su YouTube perché ne vale poco la pena poi. Ammassa. Un altro po' diventa come TikTok. TikTok c'era pubblico ma non si guadagna niente. Buonasera Matteo, su TikTok c'è tanto pubblico ma non si guadagna niente. Invece YouTube poco pubblico ma almeno porta a casa la pagnotta.
a sta su TikTok non ne valeva la pena. Dipende, Donato, dipende quanto guadagni. C'è gente che fa pure 10.000, 20.000 euro al mese. Non è che tutti gli youtuber pigliano gli stessi soldi. Allora, Nick, ho ordinato il volante, ho ordinato un gioco di camion che hai portato in passato. Ah, mi fa piacere, Roberta. Sì, cambia, Giuseppe, cambia. Guido male, Schenna, che devo fare? Guardo la chat. Cristian, che giochi ti devo consigliare per fare pubblico? Cristian, lo chiedi a me che siamo in 48? Che ti devo dire, Cristian? Che cosa devi portare per far pubblico? Non lo so, non lo so manco io. Diciamo, quello che va di moda di questi tempi è tipo... Che va di moda? Fortnite? Beh, non come prima, di meno. Di moda vanno forse i Call of Duty, GTA Roleplay... Direte, Nick, perché non fai sta roba? Perché non mi sento portato. Non mi sento portato. Non so bravo a fare le kill su Fortnite, queste cose, no? Cioè, io ho sempre fatto simulatori. Ho sempre fatto, insomma, cose come Minecraft. Cioè, dovevo essere già dall'inizio portato a fare quelle cose lì. Il tipo come Euro Truck e boh, quale che cosa, on the road. I GTRP vengono tutti bottati. Beh, non tutti, penso di no, voglio dire, se ci campano in qualche modo. No, Fortnite non mi piace. Non mi piace. GTA Roleplay non mi ci trovo. È troppo cioè lì siamo ai livelli di recitazione che, cioè, cioè tanto valeva allora andare a fare direttamente, andavo a fare un film piuttosto. Uscire lì proprio non fa per me, okay, troppa recitazione. Cerchiamo un nuovo percorso. Not Giovanni. Non ce l'ho, Frankie, ma hai provato? No, non dovevo uscire, Angelo. Ho guardato la mappa e ogni tanto dice cavolate il navigatore. Buono, Nicoletta. Ma sinceramente sapete cosa, raga? Sinceramente quello che faceva andare meglio il mio canale era, diciamo, il portare ovviamente tipo farming non da solo, no? Quello faceva andare bene i video, piaceva molto il multiplayer. Però ovviamente tra chi è sparito, tra chi non c'è tempo, mi ritrovo quasi sempre da solo. E quello è una delle cose che probabilmente fa sentire molto. Cioè, è un po' quello che ha fatto calare parecchio. Che comunque il multi, il giocare in compagnia, il scherzare piace. Ovviamente se sono da solo, le battute mica me vengono da solo. Non mi viene niente da solo. Cioè, come faccio a fare? Come mi viene la battuta qualcosa? Ma non è così, Cristian, non è quello. Ciao Della. Tenirsi se faccio sponsorizzazioni si guadagna bene. Le sponsorizzazioni quando capitano non è che vogliono sborsare tanti soldi, quindi penso di farlo youtuber tutta la vita finché YouTube mi fa campare, sì,
Poi, chiaro che bisogna fare qualcos'altro in caso. Beh, è normale. Quanti chilometri di strade sono il DLC Italia? Non lo so. Hai visto su Amazon? GTA 6 ancora non c'è niente. Ti chiami Michael? Ok, Michael. Sei nipote di Nicoletto, ho capito. Sì, il freno motore dovrebbe essere attivo, sì. Difatti oggi, per dire, dovevo, oggi in teoria voleva venire Miticaccio su Farming nel video di stasera, solo che all'ultimo sono venuti a casa sua dei parenti e non ha potuto, se no anche stasera registravamo insieme. Quando esce la mappa Italia su Farming? Ma in teoria c'è la mappa Italia, l'ho anche portata. Uè Simone, che combino? Ma niente, stiamo andando a Roma, portiamo la farina, un carico di farina. Aspetta, farina con un cassone Mercedes? Non capisco cosa ci azzicca. Boh. Sì, sentito Stefano. Non ho capito, Christian. Ah, ok, sì, beh, se parliamo di PC e console, certo, Angelo. Non ho capito di che gioco parli, Roberto. Ciao Nathan, vieni a Firenze ora immediatamente. Si aspetta, tempo che mi metto le scarpe e parto. Ora immediatamente, subito. Che dove vuoi? Che venga a fare a Firenze? Tenersi a destra e poi uscire a destra. No, non devo fare carburante, grazie. Farina uscire sponsorizzata Mercedes. Sto cercando un nuovo percorso. Quando esce Farming 25? Io, guarda, spero quest'anno, spero. Spero quest'anno, porca miseria. Vedremo, Luca, lo provo. Probabilmente sì, lo proverò. Nick, io gioco solo su PC. Non mi piace la Play, non ce l'ho la 5. Mi pare di sì, Frank, se non ricordo male quella è. Sei famoso, Cosimo? No, Frame, secondo me Euro Truck su console non uscirà mai. Non l'hanno fatto, cioè me lo chiedono da 6 anni, 7 anni. Se non l'hanno fatto in 7 anni, non credo che lo faranno adesso, no? Non so il perché. Aspetta, però mi chiedo, effettivamente, perché non fanno uscire questo gioco su console? Sarà forse per i marchi? Sarà forse per Mercedes, BMW, eccetera, eccetera? Non lo so. Cioè, alla fine Farming i marchi reali ce li ha. Però non lo so, non so se devono pagare una licenza a parte. E potrebbe essere. Potrebbe essere che su console devono pagare tipo una licenza a parte, hanno bisogno di sborsare più soldi. Cioè, effettivamente, giustamente dici, perché non fanno uscire sto gioco su console? Ci deve essere un motivo. Perché sicuramente questo gioco su console venderebbe bene. Però ci deve essere un motivo più grosso delle vendite. Boh. Questo è un gioco Microsoft. Questo. No, Euro Truck non è un gioco Microsoft. Notte Paolo. Ah, c'è un video del CEO che lo spiega. E che dice Della? Qual è il motivo? Come mai non esce?
Ma no, Angelone, non ci vuole una scheda video molto potente. Vanno bene quasi tutto oramai le schede video per giocare a Euro Truck. È un gioco abbastanza leggero. Farai mai video tutorial? Dipende l'argomento. Oh, buono Cristian! L'anno scorso giocavo con Lupetta, no? Con Lupetta è stato ben prima dell'anno scorso. Grazie, Serena! Allora, hai pensato di prendere Eurotrack? Hai pensato di prendere Eurotrack e un volante, ma hai paura che non è supportato. Ma no, il volante in teoria si collega tramite l'USB. Cioè, deve essere compatibile. Che fine ha fatto Lupetta? Si è fidanzata e quindi è impegnata in quel senso. Ah, problemi di porting. Quindi sembra un problema. Sì, sembra un problema c'è. Ciao Riccardo. Ci sta per PS5 questo gioco, no? Io no, Angelo. Livorno! Ma aspetta, ma fammi un attimo, c'è una confusione qua. Aspetta, fammi capire. E io per andare da questa parte devo farmi sto giro strano? Perché? E come? Non è strano che devo fare sto giro così? In teoria non basta infilarmi per di qua. E beh, in teoria. Che confusione. E poi scusa, un momento, perché mi fa fare tutto sto giro lungo quando basta che piglio tutta... Cioè, scusa, ma se io piglio questa strada non è più corta che mi fa fare tutto sto allungamento qua? E quando arriviamo mai? E che dobbiamo fare? Ma si scemo per davvero? Ma fammi andare per di qua, va. Ma tu guarda, non fa fare sta razza di stradona lunga quando così arrivo all'istante, va. Ma okay, va là. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Volevi cominciare a fare lo youtuber a 14 uscire anni a o i tuoi te lo hanno vietato? Frankie, ma tu quando sei nato? Riorientami. Quando sei nato, Frankie? Quanti anni hai? Nick, fanne una su FS. Di che cosa? Nick, vado che ho mal di testa. Buonanotte, giochi. Stefano, i tuoi messaggi. Aspetta, Stefano, era impegnato a guardare la mappa. Ciao Riccardo. Non lo vedo. Nick, nel 2027 c'è un iPhone 16. Io nel 2027 non avrò comunque soldi. Grazie Serena. Stavamo allungando tipo del doppio, mo arriviamo subito. Comunque, quando avevo 14 anni io, era il 2001. E nel 2001 YouTube non esisteva. YouTube è nato nel 2005-2006. Quindi io avevo già 18 anni quando YouTube è nato.
quindi non era possibile per me scegliere di fare lo youtuber. Non era una cosa possibile. Ah, vabbè, ma non importa questa cosa. Vabbè, uguale, perché c'è, perché non c'è, poco importa. Ah, buono, buono frame. Finché è senza copyright, buono. Che non ti dà problemi a te, ovviamente. Cosa ne pensi del primo commento? Quale primo commento? Quando hanno creato WhatsApp? Ah, questo... ma non lo so quando hanno creato WhatsApp, però... Non lo so, sarà stato 2010, 11, non lo so. C'è da parecchio, però anche quello, anche WhatsApp comunque... Diciamo, ero già... Ma insomma, quando ero adolescente io, raga, internet era molto basilare. No, mi trovo bene così, Stefano, credimi. Nick, che tu sappia, si può impostare la durezza del volante su PS4. Io purtroppo non lo so perché non l'ho mai provato. No, Serena. No. Sto trasportando la farina marchiata Mercedes. Farina Mercedes, farina di quella buona che costa. Farina Mercedes, boh. Ciao Alberto. Primo commento per Eurotrack, che non ho capito qual è il primo commento. Come quello che ci... Non ho capito, Cristian, di che cosa parli? Quello che cita, che vuol dire? O cita? Ma non penso di farne frame. Io cripto, Francesco, no, non più, non ne ho. Allora, secondo te uscirà Eurotrack 3? Finché fanno DLC ne dubito. Non lo so domani cosa faccio, Stefano, ancora come video, non lo so. Non lo so. Su Eurotrack c'è il primo sulla PlayStation? Boh. Ciao Alberto. Tutto bene, sì? Non lo so domani cosa porto in live, raga. Non lo so. Ci penso sempre all'ultimo. Tranquillo Cristian, ciao Hamza. Firenze, no, non devo andare a Firenze, neanche nel gioco, a dire la verità, non ci devo andare. Siamo diretti a Roma. Tu Nick, se... No, io non sono mai stato in Veneto, io sono stato solo in Calabria con la scuola e in Germania a lavorare. No, Flight Simulator proprio niente, non mi prende, non ci capisco niente, non lo gioco da 3 anni. Non mi ricordo niente. Sì, io e Poddy ci sentiamo, è stato tipo oggi, ieri. Ciao Enrico! Bella Bellix! Sì, Christian? Cioè, non mi ricordo moltissimo, non mi ricordo bene, anzi non mi ricordo il nome, a dire la verità. Mazza.
Subnautica l'ho finito. Che cosa è successo là? Perché c'è un camion fermo in mezzo alla strada? Boh, un incidente? Boh. Hai mai provato simulatori di droni? No. Ah, devo venire a casa tua, Serena, immediatamente. Ho capito, ho capito. Oh, buonasera, Daniele. Oh, mi fanno la multa. Piano. Ci devo andare, sì. Certo. Ma perché c'è il limite di 60 qua? Allora, Nick, mi hai portato Euro... Io, no, non ho mai portato Euro Truck 1. Solo il 2. Solo il 2. Effettivamente bisogna dire che il mio canale YouTube esiste grazie a questo gioco, perché... perché è stato il primo gioco che ho portato sul canale. Deve essere quindi stato il gioco che mi ha fatto venire la voglia di fare i primi video, no? Grazie, Serena. Nicke, cosa ti sei sognato stanotte di bello? Ma credo niente. Volete venire a casa mia? Non ci entrate tutti, siete un po' troppi. Buonanotte Cristian, buonanotte. Riccardo, aspetta. No, il tuo messaggio, Riccardo, è stato rimosso, non lo vedo. A domani Cristian, a domani, buonanotte. Sì, c'era ai tempi, ringhiava. A quei tempi ringhiava, non ranghinava, ringhiava. Già passati 10 anni da quando ringhiava, porca miseria. Nicke, che anno era quando hai pubblicato il primo video? 2013. Ho tutte queste spasimanti. Come siamo, Daniele? Tutto bene. Io abito in un condominio, casa indipendente. Abito a casa mia, abito a casa mia. Ti sei sognato Ciccio Ingrassia e Franco Franchi? Forse una volta è capitato pure a me. Riccardo, il messaggio ti viene rimosso, Riccardo. Mazza Lorenzo, ne è passato di tempo, vero? Tenersi a 10 anni. E poi uscire a destra. Uscire a destra. Non ci penso proprio. Ma come corre quello? Voglio leggere cosa c'è scritto nella fiancata. Che c'è scritto? Coca-Cola? No, oggi vende in Sicilia, no. Ah, bello. E mollolo. Dammi un ghiacciolo, vieni qua. Vieni qua, dammi un ghiacciolo. E mo comincia il caldo, ci sta alla grande. No, non sono su Discord, Frame. Se sono da solo qua a parlare da solo, però, cioè, che devo fare su Discord? Fa cauro, si muore, stai occupando, altro che... Riccardo, tutto bene? Mi sta venendo un po' di mal di schiena, più che altro, perché a guidare è una posizione un po' scomoda. E 9 letti tieni, Serena. E che ci fai con 9 letti? Serena tiene 9 letti. Gradi in Sicilia, non credo. Ah, in Svizzera, ok. Che, oh, il gelataro mi ha fatto la multa?
Ma mi ha fatto la multa in gelataro appena l'ho superato? No, no, frame, mai giocata la... Non mi pare di no. No. Nelle auto, che cosa vuol dire la manutenzione? Che la porti dal meccanico e gli fai dare una controllata filtro, olio? Era arrivato un messaggio, me lo so perso. E mo che sa... Ah, ok. Tenersi a sinistra. Io che telefono tengo, stravecchio, e un telefono del 2017 più o meno, Xiaomi Mi A2 Lite, non vale niente, ancora funziona però. Non mi va di spendere 1500 euro per un iPhone oppure 800 euro per un Samsung. Di quelli buoni ovviamente, quindi se mai cambio telefono darò un'occhiata a qualche telefono sulle 200. Sì, certo che l'ho sentito Stefano, te l'ho detto anche prima. Napoli ancora. Tenersi a sinistra. Farming sul telefono non mi piace. Tenersi a sinistra. Ma non l'ho mai provato, non so com'è, sai Smart? Tu c'hai un iPhone 11 pagato 580, ma te ne sei pentito? E non hai neanche speso alla fine come i modelli più recenti che costano 1500. No, io non voglio cambiare telefono, si parlava così. Per ora no, non è che ci sono tutti sti soldi. Ok, Daniele. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. Prepararsi a voltare a sinistra. Addirittura Cristian a sinistra. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. È stato un bel viaggio. Effettivamente è stato un viaggio senza fare danni. Gas Station l'ho fatto forse ieri in live. Non lo so quando lo riporto. Ovviamente non così in fretta, visto che l'ho fatto ieri. Sei mai andato al... Buonasera Luigi, che ti sei perso due viaggi. Due viaggi praticamente. Pim 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 pim. Nick, hai mai sentito parlare del... Ancora. Oh, tre volte mo stai a di sto rogo nella D, nella... Sì, della centrale idroelettrica. Certo che l'ho sentito. Ovviamente, raga, i telegiornali è l'unica cosa che guardo alla TV. Ci mancherebbe che non so quello che succede.
Allora, facciamo un viaggetto piccolo piccolo e poi è buona. Facciamo l'ultimo viaggetto veloce Tutto veloce è pronto, possiamo che partire. poi stacco, ovviamente, che mi viene mal di schiena dopo 2 ore a guidare. 8 giga di RAM, che cosa? Ciao, pazzo! Voltare a sinistra. Preparati Ma faccio l'ultima consegna piccola piccola. E a voltare a sinistra. poi mi stacco dal volante che mi viene mal di schiena. Voltare a sinistra. Fiera agraria? No, Andante. Antonio, no, non ne so niente. No, Joe, non la Alla rotatoria, uso da un po' prendere che la tanto è prima sempre uscita. buggata. Uscire Vada, no, adesso. non vado a letto, no. Guarderò un film, boh. Faccio una chiacchierata con me di caccio, forse. Prepararsi a voltare a destra. Voltare Ma che siamo senza a destra. carico! No problem! No, non mi piace farmi 24. No, a parte che non esiste. No, Stefano, non ne so niente. Allora, vediamo un po' quanto fa sto mezzo. Accendere i lampeggianti su questo Tenersi gioco. a destra e poi uscire a destra. La O. Uscire a destra. Cosa trasportiamo di bello ancora? Non lo so. Dobbiamo prendere il carico. Alberto, non ci parlo più con quella persona. Buonanotte, Paolo. Ha smesso di piovere, eh? Altro che Tenersi a destra smart. e poi uscire a destra. Ah, non fa più di 140 pure da scarico? E allora Uscire a è un destra. problema del cambio. Alla rotatoria, prendere la terza uscita. Non c'è bisogno. No, semplicemente è sparito lui, Alberto. Nicky, una domanda. Le tue live sempre alle 21, Christian? Sì, sempre qui. Ah, per ora, poi non lo so. In estate potrebbe cambiare qualcosa. Prepararsi Tipo a voltare a sinistra. l'estate scorsa, la sera me ne andavo in campagna che c'era l'aria fresca, invece di stare a casa a morire di caldo alle 21. Quindi dipende. In estate potrebbe cambiare un po' qualcosa, insomma. È Voltare a possibile. sinistra. Qui Aspetta, dov'è? termina il nostro viaggio. No, qui devo trovare il buco giusto. Ma non mi interessa, Stefano, non è che mi interessa tutto quello che è successo nel passato. Grazie, Serena. Allora, Autanman e dov'è? Suo futenno. E pigliamo questo, È ora di andare. eccolo, il mio cargo. Tu sei sardo, Frame. Ok, e difatti stiamo andando in Sardegna, sì. Andiamo. Non esiste Farming 24. No, c'è Farming 23 sul telefono. E non mi piace. Non mi piace giocare. A parte che, come sapete, non ho un telefono recente. C'ho un telefono che è stravecchio. C'ho un telefono vecchissimo, quindi non posso mica giocare al telefono. Se non c'erano problemi economici, me lo compravo volentieri un telefono più moderno. Sto cercando un nuovo percorso. Anzi, a dire la verità,
Ce ne vuole uno buono per me, per mio padre. Speriamo che non se ne rompa neanche uno, che è meglio. No, Stefano, non uso per ora bianca perché un macello falla funzionare. Prepararsi a voltare a sinistra. Oh, Sebastiano, buonasera, che si dice? Mia solita vita. Voltare solita vita, solita storia. Come sta Lupetta? Non la sento da mesi. Che ne so? Non lo so, ma sicuramente sta bene. Sicuramente sta bene. Qualche chilometro, Saverio. E Asia, il tuo messaggio. Ti ho detto di no, Asia. A parte che, come ho già detto, non esiste. Uscire a destra. Umpa, accelera! Accelera! Umpa, accelera! Riorientamento. No, Frame, lui ha smesso di giocare con me. Mi fa piacere, Christian. Nick, domani come secondo video. Sì, farming, certo, faccio sempre farming, Stefano. Domani se, magari ci sarà forse Medicaccio, speriamo, che ci tiene compagnia. Fatemi controllare una cosa prima che questo mi va a fare strade lunghe per niente. Difatti, perché cavolo mi vuoi far fare sta strada inutile? Ok. Evitiamo di fare strade lunghe senza motivo. No, Matt. Allora, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, 300 euro. Ma per ora non mi interessa, perché voglio dire, io col telefono non ci faccio chissà che, quindi... Uscire a destra. Quindi finché il mio funziona... Come sono senza tir? In che senso? Tesco, every little helps. Ogni piccola cosa aiuta. Ok. Imballaggi usati. Stiamo trasportando. Tu c'hai un Samsung? Io ho uno Samsung S3. Pensa un po' quanto è vecchio. Ciao Vinci. C'ho un Samsung S3 che non serve più a niente. Ovviamente stravecchio. Voglio trovare la sbarra alzata quando passo io. In Italia mi pare che le sbarre non si trovano più o meno già comunque le alzano ben prima, no? Nel telepass. Riccardo, il tuo messaggio, che ti sei perso, Riccardo? Non lo so, sei arrivato adesso, Riccardo. Ti sei perso due viaggi. Le alzano dopo? Sì, ma non ti fanno fermare con la macchina, sennò si crea la coda. Cioè, comunque passi, sennò si crea la coda se ti devi fermare. Io tengo una Smart Mat. Avere un volante non è... Sì, in teoria esistono volanti da 1000 gradi, mi pare di sì. Queste sono cose private, Stefano, che non vado tenersi a dire a 420. Uscire a destra. No! Ehi! Per secondo, che ti ha dato la patente? Ah? Uscire a Dove l'hai presa? Dove l'hai presa la patente? Sei andato a studiare da Poddi, porca miseria. Non importa, troverò un nuovo percorso. Non importa a me. Dice non importa. È deficiente con la Smart là. No, non era una Smart, era la Mini. Era una Mini. Tenersi a destra e poi uscire a destra. No. No pe. Uscire a destra. No pe. Ok,
cerchiamo un nuovo percorso. No, sto camion va quasi più veloce da scarico che da carico. Cioè, va più veloce da carico che da scarico, un altro po'. No, tant'è così, mo. Dove vai con sta moto, eh? Non ho capito, Frankie, cosa dici? Non lo so, Stefano. Volevo comprare un camion, ma in realtà non è ancora uscito, Riccardo. Forse domani, dopodomani, boh. Ma come corre quello con la moto, va? Tenersi a destra e poi uscire a destra. Devo uscire? Uscire a destra. Arrivederla, signor moto. Mo mischiando. Questo è più vecchio, Mattia. Non ha le telecamere. Non ha gli specchietti a telecamera, questo. Cristian, in passato ho fatto vedere, penso, una foto o qualcosa di simile. Esiste Farming sul telefono? Sì, l'ultimo è Farming Simulator 23. Oppure te lo potresti giocare in streaming tipo GeForce Now. La macchina su Eurotrack sono le mod, Frankie. Ogni tanto metto la mod della macchina, dipende se ne esce una che mi piace, magari. Buonanotte Gio Farmer, grazie della compagnia. Il nuovo SnowRunner non mi è piaciuto tantissimo, è più bello il primo. Quanto è vecchio il camion? Buh, ma mi sa che di chilometri ne ha più di 200.000. Diciamo che questo camion lo usiamo da un bel po' di tempo. Sento tipo una moto, una panda, eh! Wow, ti schiaccio, pandina! Levati con sta macchinina. Tenersi che ti schiaccio! Destra. Uscire a destra. Ma sembra a me ma la devono fare la multa! Uscire a destra. Ma sono l'unico che va veloce! Voltare a destra. Non lo so, ma Stefano, vedremo. Io ho ricevuto premi di YouTube, premi. L'ultimo premio, l'unico premio è stato quello dei 100.000, il Silver Button. E basta. Ma sì, certo che ho giocato con Alex Farmer. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Sì, c'ho cioè il Silver Button. Uscire il prossimo a destra. Io 600.000. Che cos'è che ho 600.000? Non ho 600.000 iscritti. Alla rotatoria prendere la prima uscita. La prima, questa? Uscire adesso. Voltare a sinistra. Ma dove mi stai facendo andare? Prepararsi, ah, vero, stiamo andando al porto. Voltare. Mi stavo chiedendo, ma dove mi sta facendo andare?
alla rotatoria prendere la prima uscita. Uscire adesso. Dunque, sì, Media World ci sono stato, certo, in passato. No, non lo conosco, Stefano. Non so che cos'è Mattia. Ovviamente Vinci esiste, farming per telefono. E siamo arrivati al porto di Napoli. Dobbiamo imbarcarci. Prepararsi a voltare a sinistra. Ci imbarchiamo, andiamo in Sardegna. Gna, 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 che mi ribalto, che paura. Voltare a sinistra e poi voltare a destra. No, Riccardo, non ne so niente. Guarda sto tizio casma con la panda gialla. Voltare a destra. Voltare a sinistra. Bellissimo, Christian. Contraband Police te lo consiglio, è un bel gioco. Non ne so niente, Mattia. Aspetta, io devo andare qua in teoria. Buonanotte, buonanotte Christian. E anche a tua mamma. Ma si è fatto notte all'improvviso? Era giorno. Ci ha messo un po' il traghetto a partire. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Ai ai, ho bisogno di stiracchiarmi. Fanno male le gambe dopo tutta sta guida. Buonasera Fulmine, vorrei chiederti una cosa, conosci una mappa russa molto fredda per farming? No, ma non credo di aver mai provato una mappa russa su farming, non ne so, non lo so Fulmine, non ne conosco, non mi viene in mente niente, non mi viene in mente proprio niente. Sì, Jurassic Park, ovvio che l'ho visto. Ciao Vittorio, buonasera, qualche mese fa ti è morta la nonna? E non ti sei mai perdonato, Christian. Mi spiace, Christian, non so il perché, ma mi spiace. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Mo siamo quasi arrivati e finisco la live, raga. Sì, mi stacco un po' dal volante perché mi sta a venire mal di schiena, mal di gambe dopo 2 ore che guido. Prepararsi a voltare a sinistra. Sono le 23 e passa, lo so, raga, voltare, però mi piace che i viaggi li finiamo. Però non ne conosco, Fulmine. Buonasera Voschi, ti dico una frase napoletana e io non la capisco di sicuro. Ti piace il mio umorismo, Christian? È proprio un umorismo che ti fa sbellicare senza motivo, a dire la verità. Vabbè. Voltare a sinistra. Ok, mo giro a sinistra, siamo arrivati, per fortuna sani e salvi. Abbiamo finito. Senza sani e salvi. Allora, consegniamo. Devo parcheggiare lì. Ci penso io, signora. Ci penso io. Non ci sono problemi. Ci penso io. 32 che cosa? Asia. Notte a te, Christian. Buonanotte. Buona Kinder. Buona notte. Quante ore guidi la Smart? No, non tanto, visto che lavoro da casa. No, basta, frame, mi sento a pezzi dopo 2 ore in questa posizione scomoda.
Non è che è una posizione tanto comoda. Ci basta, mi vado a riposare un pochetto. Tre viaggi abbiamo fatto, tre viaggiotti. E tutto sommato abbiamo fatto un po' di soldi. Non che mi mancavano, non che mi mancavano i soldi alla fine, non mancavano proprio. Ok ragazzi, quindi concludo la live sperando naturalmente che vi sia piaciuta. Vi ringrazio come sempre per la compagnia. Ci si becca poi in live come al solito domani sera alle ore 21. Buonanotte a tutti voi, grazie ancora, a domani.